Nome. Io. Nome. Davide. Marco. Cognome. Cavallini. Sinigaglia. Età anagrafica. 25. 27. Età che i suoi studenti dice di avere. 38. Se ho la barba anche 35, 40. Barba anche 21. Età che si darebbe guardandosi allo specchio. Senza barba 10, con la barba 20. Senza barba, col ciuccio, con la barba magari anche, sì, drenando, dai. Quando insegna qua a San Marco? Laboratorio, tecnologia e STA. Ancora capire bene cosa, però. Scienza e tecnologia applicata. Laboratorio, di web, shop e tecnologia. Ci parli di un suo hobby? Andare a boxe e farmi prendere appunti. Il mio hobby, correre in carta. Che lavoro voleva fare da bambino? Il veterinario. E io volevo fare il papa. Come ha conosciuto il suo collega? L'ho conosciuto in convitto durante il mio primo anno qui a San Marco. Io ero in terza, Ceffè Pirri, forse ero in prima. Era piccolo e cicciottello. Ci racconti qualcosa di scabroso sul suo collega? Ci sarebbero tante cose che non si possono raccontare. Va a mangiare 4 volte alla settimana a McDonald's. L'estate scorsa siamo andati in spiaggia una volta. Lui si è messo praticamente in costume. È andato su Bagnasciuga e hanno chiamato Greenpeace perché c'era una balena arenata sulla spiaggia. Qual è la cosa che a suo parere i suoi studenti apprezzano di più di lei? A. La statura. B. La memoria. C. La gentilezza. D. L'entusiasmo. C. La B. A B. Di gentilezza. Magari è C. La C di gentilezza. Qual è la cosa che a suo parere gli studenti detestano di più del suo collega? Il fatto che credo di sapere sempre tutto. Il fatto che è troppo puntuale e preciso. Dopo il professor Sartori, ovviamente. Se potesse avere dei superpoteri, quali sceglierebbe? Teletrasporto. Di appena Graziano mi vede. Teletrasporto anch'io. Quale sport preferisce tra questi? A. Giocare a Pokémon Go. B. Spillare la birra. C. Impaginare il giornalino del San Marco. D. Travestirsi da Cappuccetto Rosso. Senza dubbio A. Giocare a Pokémon Go. Senza dubbio B. Dare la birra. Si trova in aula insegnanti. Avvicinandosi alla finestra e guardando fuori, vedo un ragazzo incappucciato che si aggira intorno alla sua macchina con un manganello. Che cosa farebbe? Chiamo Don Bosco ad aiutarmi. Inizio a scrivere l'epitafio. Ci imiti Cappuccetto Rosso. Mi chiedo. Ciao nonna, come va? Che bocca grande che hai! Ah, non so fare Cappuccetto Rosso. Lascio fare a lui che è bravissimo.